5% da oltre l'arco, il nativo di Loreto, classe 1996, prova a replicare Jason Granger e anche lui da molto prima dell'arco dei tre punti. Kane si avvicina per bloccare, poi rolla Kriston in avvicinamento, perde palla, la recupera ancora Venezia, si va in transizione con Granger che esita, poi si butta dentro, va al ferro, poi la ritrova, cerca Waters, palla a canestro contro Radojevic, cerca di arrivare a centro area, riapre Moraschini, si alza per la tripla e la segna Riccardo Moraschini con 5 punti consecutivi. Transizione, Eurostep per evitare Spissu, ma tiro corto sul primo ferro, rimbalzo vuoto e si corre ancora 3 contro 2, Spissu, no look per Moraschini. Il press è relativo, Spissu attacca sul blocco di tessitori nell'angolo, Moraschini attacca sul fondo e segna l'inchiodata con un po' di fortuna. E si è guadagnato diverse chance in lunetta, ma sbagliando 5 liberi su 6. Guarda Granger che palleggia, Watt si propone dal lato di Granger per ricevere in post basso contro Severini, Kane a centro area pronto ad aiutare, invece Watt rimane uno contro uno, rimane lì a presidiare l'area aspettando probabilmente un taglio, provando a contenere un eventuale taglio. Si va poi da Moraschini che non guarda il canestro, preferisce ribaltare per andare da Granger dentro a cercare Watt che ha preso posizione a centro area, tiro complicato, Granger mette palla per terra, poi si ferma, si fa largo, attacca e segna questo canestro in avvicinamento per il più 2 Venezia. Prova Tortona ma non riesce a trovare il tiro con Luca Severini. Watt mette palla per terra, poi va da Granger, si avvicina per bloccare su Candy, Granger tira, segna e subisce anche il contatto falloso. Ha approfittato della indecisione di Tyler Kane che vedete arretra, poi Candy recupera ed è Candy che colpisce sul numero 7 di Tortona, poi Radojevic fa uscire Tessitori che deve contestargli il possibile tiro, consegnato per Figlioi e si butta dentro, si scontra con Tessitori e perde il possesso del pallone. 2 secondi.8 per Tortona, Tavernelli, poi Nikolić stoppato da Brooks che recupera con un grande sprint e impedisce. Terzo quarto al Tagliercio, 70 Umana Venezia, 63 Bert. Azione disegnata durante la pausa fra terzo e quarto quarto, eseguita molto bene dalla squadra di coach Marco Ramondino. Bramos prova a sbloccarsi e ci riesce, primi 3 punti della partita di Michael Bramos. Poi Willis sulla punta dell'arco contro Severini, Bramos ha di fronte Figlioi, si incrocia con Willis, attacca Severini, palleggia arresto e tiro di Michael Bramos, che canestro!